Giulio, questo è tosto, questo è un omicidio chiamato l'omicidio in discarica, pensa, Pensa. veramente terribile. L'autore è non è uno, ma è un gruppetto, che insomma si è verificato nel 1998 in Finlandia. Pensiamo sempre alla Finlandia come aurora boreale, la bellezza dei paesaggi, eppure anche lì ogni tanto succede qualcosa di brutto. Questo è il più terribile degli omicidi accaduti in Finlandia. Viene trovata una gamba in una discarica. Pensa Pensa, te, eh? una gamba dentro la discarica. Il caso è l'omicidio più raccapricciante della storia finlandese. Le indagini portano a una pista inaspettata. Si tratta di un gruppo satanista e l'omicidio sarebbe stato un rituale. Quattro ragazzi dai 23 ai 16 anni legano, torturano a morte un ragazzo di 23 anni sulle note di una canzone The Kainan Chronicle, album di una band black metal norvegese, Ashan. E alla fine tutti i partecipanti ne mangiano alcune parti del... capito? Il loro capo spirituale si chiama Jarno e viene catturato dalla polizia e condannato all'ergastolo. I complici, che sono, diciamo, alcuni anche il minore, ci sta, sconteranno 2 anni fino a 8 anni e 6 mesi, e 2 anni soltanto e 8 mesi di carcere il più piccolo, perché ritenuto, pensa, obbligato a partecipare. Obbligato a Obrigato. partecipare. In realtà, invece, era un gruppo di amici. Per le circostanze e dichiarazioni spaventose scoperte durante il processo, la corte dichiara che la maggior parte dei dettagli del caso rimarranno segreti per 40 anni, Giulio. 40 anni. Cioè, ti rendi conto, una cosa che qui in Italia non è mai accaduta, per esempio, cioè per altre cose politiche, Certo. però cioè, per 40 anni non si potranno sapere i dettagli di questo omicidio, perché sono talmente duri, talmente brutti, che la Corte ha deciso di non farli sapere, per non avere la cosa mediatica, sai, quell'impatto mediatico. Per questo motivo sono disponibili solo una quantità limitata di informazioni che gettano comunque un breve dubbi e morbosità e strumentalizzazioni del caso. Ecco, dopo le sentenze, i media cercano di additare il black metal come colpevole alla base dell'omicidio. Il mondo delle black metal si divide e la maggior parte dichiara che i quattro ragazzi sono pazzi e ne prendono le distanze. Ci sono alcuni che esprimono dichiarazioni addirittura a difesa. In un'intervista rilasciata nel 2000, uno degli autori del crimine ha forse rivelato il futile e abietto movente che si cela dietro questo caso e ha spiegato che non considerava il caso un omicidio. E niente, insomma, c'era una motivazione, ma non era un omicidio. Ha detto che lei e i suoi amici, completamente ubriachi, avevano legato e messo a tacere quello che era un altro membro del gruppo perché parlava troppo, usando un nastro adesivo, senza pensare che sarebbe poi morto soffocato. La ragazza ha negato che il caso fosse collegato al culto del diavolo. La Corte d'Appello di Helsinki ha concesso a Helg la libertà condizionale nel dicembre del 2014. Intanto ci si chiede quali mai saranno i dettagli del caso, insomma, che noi non siamo, non Non si possiamo riescono sapere. e non possiamo sapere. Molto probabilmente saranno così cruenti che non ce lo fanno sapere. Forse non so se è un bene o un male non Non lo so saperlo. neanche io, Però sai. ecco, l'immaginazione poi ci porta a pensare a qualcosa di estremamente cruento. Vabbè. Vabbè. Loro sono il FIBA e il diavolo, beh, certo.